Buongiorno amiche, buongiorno amici bianconeri, buon mercoledì 30 agosto a tutti e bentrovati qui di Primo Mattino sul canale per questo contenuto che vado a sviluppare, il cui titolo è Il silenzio bianconero tra tifo e società, perché dopo la prima giornata interna, quello che è accaduto sia all'interno dello stadium dal punto di vista del tifo, sia invece post partita da un punto di vista societario, ecco che fanno emergere quello che a mio modo di vedere sono due grandissimi problemi della Juventus di oggi e che purtroppo possono segnare una deriva stessa dei risultati e di quello che potremo andare ad assistere. Prima di sviluppare però questo mio pensiero, al quale ovviamente poi lascio spazio ai vostri commenti, anzi vi invito a commentare e a farmi capire quelli che sono i vostri pensieri. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti al mio canale YouTube, iscrivetevi, azionate la campanella delle notifiche e mettete un bel like in fondo alla puntata, se questa sarà stata di vostro gradimento. Dicevo, il silenzio bianconero è un silenzio a doppia mandata in tutti i sensi, sia da un punto di vista societario, sia da un punto di vista del tifo. È un silenzio globale, un silenzio totale preoccupante ed è uno dei gravissimi problemi che a mio modo di vedere frenano tantissimo la rinascita bianconera, frenano tantissimo l'entusiasmo in prospettiva, perché se da un lato c'è la problematica tifo stadium che credevo potesse essere stata risolta, ricordo che circa un paio di mesi fa, forse tre, ci fu un incontro tra Francesco Calvo e parte della tifoseria, di quella che doveva essere una rinata tifoseria organizzata, o che sarebbe potuta essere una rinata tifoseria organizzata all'interno dello stadium, proprio per cercare di appianare divergenze, di formità di vedute, per far sì che lo stadium tornasse ad essere quel catino inespugnabile che ha rappresentato la storia recente della Juventus, che è stato protagonista nella storia recente della Juventus, in quella storia che racconta di 9 scudetti vinti consecutivamente. E invece dalla nascita, dall'inaugurazione dello stadium ai giorni nostri, le cose sono diametralmente cambiate. Oggi il fortino inespugnabile non esiste più, oggi lo stadium è, come viene raccontato, una sorta di teatro o un punto di ritrovo turistico, addirittura così mi viene raccontato, per quei tifosi, alcuni vengono definiti o ad alcuni piace definirli tifosi occasionali, altri invece li definiscono semplicemente tifosi ma non tifosi organizzati e quindi incapaci di trascinare uno stadio e far sì che questo, che era un catino inespugnabile, possa tornare ad esserlo e comunque sia una bolgia infernale all'interno della quale tanti giocatori in quell'epoca, nell'epoca dei 9 scudetti consecutivi, raccontavano che il solo entrare dal tunnel degli spogliatoi all'interno del campo incuteva una certa paura, un certo timore nei giocatori che poi avrebbero dovuto affrontare una squadra comunque formidabile. Una squadra formidabile che prima di essere tale però era composta, anche se vogliamo, da umili operai che erano resi dei leoni proprio da quel clima che veniva generato sugli spalti dello stadio. Tutto lecito, ovviamente, nulla di trascendentale, sia chiaro. Semplicemente era un tifo sonoro, un tifo canoro che trascinava un po' tutto lo stadio e che a ridosso dello stadio creava quell'effetto moltiplicazione delle forze, delle energie anche nei momenti di difficoltà e di grande, grande effetto di trascinamento della squadra da parte del pubblico. Oggi purtroppo tutto questo non c'è più e non ci sono i sentori che tutto questo possa tornare ed è questo, a mio modo di vedere, e l'avevo già affrontato nella stagione scorsa qui sul mio canale come argomento anche con l'amico Guido Tolomei, che ha vissuto esperienze interne di tifoseria organizzata e che raccontava alcuni degli aneddoti, alcune delle problematiche oggi presenti all'interno dello stadio. E purtroppo vi confermo che dopo un confronto avuto ieri con un amico vicino al tifo organizzato o a quello che era il tifo organizzato, appunto mi viene confermato che
siamo ben lontani da una risoluzione di questi problemi, che il tifo organizzato ci sarà soltanto in trasferta, un po' come è stato la stagione scorsa. E questo rende l'Allianz Stadium una terra di conquista, inevitabilmente. Una sorta di autolesionismo, lo definirei, da parte della società, che oltre a non cercare evidentemente di trovare una soluzione alla problematica, che ripeto garantirebbe nuovi successi, nuovi scudetti, nuove nascite di cicli importanti dal mio punto di vista, è anche silente di fronte a ciò che accade in campo e soprattutto fuori dal campo, perché l'ho raccontato nel mio pezzo che ho scritto ieri, è l'ennesima distorsione della realtà che voglio augurarmi in tanti possiate ad aver letto e faccio un trapasso, magari sì, ma non ho avuto modo di leggere i tanti commenti che ancora ci sono sotto ai miei due precedenti contenuti. Gli impegni sono tanti, cerco sempre di rimanere aggiornato, non sempre mi è possibile però essere celere nella lettura dei vostri messaggi, cosa che però non mi perdo e quando non appena ho un attimo cerco sempre di fare. E quindi la posizione silente della società è un altro elemento che deve preoccupare. Deve preoccupare perché così facendo si alimenta questa disinformazione, si alimenta anche la supponenza di chi si sente autorizzato di sparare merda, scusate il termine, proprio contro la Juventus. E l'ho detto e lo sottoscrivo, ci sono tanti tifosi che si stanno disinnamorando di questa società che ha questo atteggiamento così passivo, così prono nei confronti di una stampa, nei confronti dei media, delle televisioni, che per molti sono asserviti al potere bianconero. Per me, quanto mi riguarda, invece non sono assolutamente asserviti al potere bianconero, anzi tutt'altro, raccontano ciò che piace loro raccontare o che gli viene detto di raccontare, ed è quella realtà distorta che racconta solo dei favori a favore della Juventus, perché quello che è accaduto in Juventus Bologna per me ha del vergognoso, ed è ancor più vergognoso, l'ho scritto e lo ribadisco, è il silenzio della società di fronte a ciò che è accaduto, perché la Juventus per prima è stata danneggiata da un mancato calcio di rigore netto, nettissimo su Federico Chiesa, ce n'erano due in uno, perché oltre ad affossare sulla schiena Federico Chiesa, Nicola Moro tocca con il braccio il pallone, intervento scomposto, fallo, ma anche calcio di rigore determinato dall'intervento scomposto, con il braccio va a toccare il pallone. Poi ci sarebbe stato un altro calcio di rigore che da regolamento spesse volte è stato concesso, che poi se vogliamo da regolamento è calcio di rigore, perché con il braccio largo Lukumi in intervento in scivolata va ad impattare con il braccio sul pallone. Ma se vogliamo giudicare questo intervento scomposto o comunque se vogliamo una scivolata, comporta anche il fatto di avere un braccio largo rispetto al corpo, quello di Chiesa è assolutamente calcio di rigore, ineccepibile, ma nessuno ne parla, nessuno l'ha evidenziato, ci continuano a raccontare che Rocchi fermerà Fornò e l'arbitro Marco Di Bello perché non è stato assegnato quel calcio di rigore scandaloso nei confronti del Bologna. Quell'intervento di Lini Junior era passibile di calcio di rigore ed espulsione e per questo motivo l'arbitro Di Bello sarà fermato. Nessuno racconta che nella stessa partita c'è un altrettanto grave errore che prima avrebbe aveva danneggiato fondamentalmente la Juventus. E quindi in una partita dove ci sono due episodi pro Juve non fischiati ed uno Bologna non fischiato, e quindi si capovolgono, diventano due pro Bologna e uno pro Juve, si racconta invece soltanto quello che da sempre fa comodo raccontare, cioè di una Juve che ruba, di una Juve che è favorita, e tutti che si abbeverano di questa disinformazione, e la società muta, accetta che l'amministratore delegato del Bologna vada davanti alle telecamere a parlare di furto clamoroso subito dalla loro squadra ad opera della Juventus, e nessuno che prenda le difese della società, della Juventus, dell'immagine della Juventus, e siamo un po' tutti stufi di questo atteggiamento. E questo silenzio, questo doppio silenzio sugli spalti e della società è uno dei gravi problemi che ha in questo momento la Juventus, e che per questo problema molto probabilmente sarà difficile davvero tornare a vincere o farlo quantomeno con quelle che sarebbero le possibili armi al proprio arco, le frecce al proprio arco.
senza il tifo, senza una società che si autotutela e che tutela i propri tifosi, è sempre più difficile pensare di tornare a vincere. Ditemi la vostra, vi raccomando, fino alla fine. Ciao!